Entro il 2027 il Comune dell'Aquila vuole portare in cassa il nuovo piano regolatore generale. Troppo datato il precedente, una città che è profondamente cambiata. Questo è uno degli obiettivi dell'assessore all'urbanistica Francesco De Santis, che sta lavorando molto al piano regolatore nuovo, sin dal suo insediamento, con un ufficio che ha presentato da poco e che vede componenti di spessore, come il professor Pierluigi Mantini, che ne è coordinatore. Un piano che avrà diversi punti fermi e che terrà conto di tutti i cambiamenti, ma che non mira a costruire il nuovo. Non abbiamo bisogno di densificare, al contrario di Milano, al contrario anche di Pescara per certi versi, no? Noi non abbiamo bisogno di ristrutturare anche con totali demolizioni e ricostruzioni facendo due, tre, quattro piani in più. A parte che siamo in zona sismica e quindi questo non si potrebbe granché fare, ma non ne abbiamo bisogno perché abbiamo un rapporto tra popolazione insediata e patrimonio edilizio esistente che ci porta proprio ai primi posti in Italia, cioè abbiamo un esagerato patrimonio edilizio esistente rispetto alla popolazione insediata e quindi dobbiamo rigenerare quello, non abbiamo bisogno di densificare, di costruire grattacieli, di fare altre cose e quindi noi ricostruiamo in modo conforme all'esistente e faremo anche rigenerazione urbana, consentendo più facilmente la ristrutturazione e rigenerazione degli edifici esistenti, quindi antisismici, con efficientamento energetico, maggiore qualità urbanistica ed anche architettonica, edilizia ed anche architettonica. Quindi le due cose si sposano molto, però è chiaro che nel piano urbanistico avremo un'attenzione molto forte anche per i cosiddetti nuclei rurali, cioè le frazioni che sono diventate tante dopo il sisma, ricucire la città, riordinare, ridare qualità.